Quanto riguarda l'Inter, sarà una squadra attrezzata per cercare di passare il turno. Io mi preoccupo per quello che sarà la mia Fiorentina. La Fiorentina deve essere, come ci siamo detti l'altra sera, deve essere una squadra consapevole delle difficoltà, ma al tempo stesso convinta di poter centrare un'impresa. È di fronte a una squadra veramente molto, molto forte. E quindi diventa difficile essere ordinati e lucidi nell'interpretazione di tutte le situazioni in fase difensiva. Quello che non dobbiamo commettere è sicuramente il cercare di rischiare il tutto per tutto, pensando che su situazioni di ripartenza loro sono veramente straordinari. Sono bravi anche nel palleggio, anche negli spazi stretti, ma soprattutto se hanno un po' di campo, molto probabilmente nell'uno contro uno potrebbero vincere quasi tutti i duelli. Dobbiamo stare in partita fino alla fine, dobbiamo crederci, dobbiamo avere non solo pazienza ma lucidità tattica, perché quando hai un equilibrio automaticamente puoi avere pazienza e giocare comunque pensando che ogni volta che abbiamo la palla possiamo fare qualcosa di importante. Questa è la mentalità che dobbiamo avere in campo. Riguardo invece Stefano, è sempre comunque una gioia e un piacere poter, non dico far qualcosa per lui, perché lui ha uno spirito straordinario, noi siamo andati a trovarlo, veramente trasmette gioia, trasmette entusiasmo, trasmette veramente qualcosa di magico, e quindi rivederlo e riabbracciarlo allo stadio per me, ma soprattutto per tutti noi, sarà un momento di grande commozione. Voglio veramente essere preparato e pronto a una partita importante e vivere questo pre-gara con la giusta concentrazione e determinazione. Per quanto riguarda la presenza della società, io penso che Andrea sabato ha detto che sarebbe ritornato, quindi lo stiamo aspettando.